Restano stabili ma precarie le condizioni di salute dell'automobilista abruzzese che si è scontrato sulla Vena Frana. Nell'impatto ha perso la vita Fausto Valeri. In partenza per la Calabria, l'ormai ex prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, è stata nominata a sostituire Paola Galeone al Palazzo di Governo di Cosenza. Accrescono le opportunità di riscatto turistico e culturale per il Molise. Organi di stampa si interessano ad una realtà relegata ai margini del paese. La mia seconda patria è il titolo di una mostra didattica allestita alla Fondazione Molise Cultura a cura dell'Associazione Pro Giovannitti. Buon pomeriggio a tutti. Cordoglio nella città di Isernia per la morte di Fausto Valeri, 74 anni, alla guida del Fiat Doblò che si è scontrato sulla statale Vena Frana in territorio di Macchia di Isernia. Resta invece ricoverato in rianimazione all'ospedale veneziale il 43enne abruzzese di Alfedena al volante di una Ford Focus, rimasto gravemente coinvolto nell'impatto di ieri pomeriggio. Migliorano le condizioni delle altre tre persone coinvolte nel violento incidente. Le indagini sulle cause del sinistro sono state affidate alla Polizia Stradale di Isernia. E restiamo alla cronaca. Dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso il giovane automobilista di Baranello che nella notte di Natale ha investito mortalmente a Vicchiaturo la 35enne Nicoletta Valente. A carico del giovane è scattato il provvedimento della sospensione della patente di guida per 4 anni da parte della prefettura. Il 26enne è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. Ancora a cronaca, una ragazza è stata investita nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Monsignor Bologna e viale Manzoni a Campobasso. Il tratto stradale è molto frequentato dagli automobilisti, mentre la segnaletica verticale a terra è molto carente. La prima segnalazione riguarda l'incrocio tra via Monsignor Bologna, viale Manzoni e via Amedeo Trivisonno, a pochi passi dall'ex campo sportivo Romagnoli, oggi circondato da un affollatissimo parcheggio. Le indicazioni di precedenza sono davvero molto semplici, per il fatto che da sempre i veicoli provenienti da via Monsignor Bologna che vogliono immettersi in viale Manzoni o posizionarsi verso la stessa Monsignor Bologna e verso via Cavour devono dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Trivisonno, i quali, tra l'altro, dal semaforo posto all'incrocio davanti il conservatorio musicale sfilano giù con una certa sostenuta velocità. La criticità deriva dal fatto che la scritta dello stop è ormai pressoché illeggibile e il cartello di stop, visibile nel passato, è stato del tutto rimosso con il palo di sostegno tagliato alla base. Questo fa del luogo un incrocio assai problematico e molto pericoloso per l'incolumità degli automobilisti e dei pedoni che si trovano a passare sulle strisce, tra l'altro in alcuni punti, perfino mal segnalate, con cartelli voltati in modo assurdo ed incomprensibile. Il prefetto Cinzia Guercio lascia il suo incarico ad Isernia per la nuova nomina alla guida del Palazzo di Governo di Cosenza. La dottoressa Guercio andrà a breve a sostituire Paola Galeone, finita agli arresti domiciliari ad inizio anno nella sua abitazione a Taranto per aver intascato una tangente da 700 euro. La prefettura del secondo capoluogo di provincia fino a nuova nomina sarà retta dal viceprefetto Laura Scioli. Cinzia Guercio ha retto la prefettura di Isernia dal 28 novembre 2018 ad oggi. Il quotidiano statunitense New York Times inserisce il Molise tra le 52 mete turistiche da visitare nel 2020 a livello mondiale. Vediamo. Assessore Codugno, un 2020 che inizia nel migliore dei modi per quanto riguarda il Molise e il turismo. Il New York Times inserisce la regione nelle 52 mete da visitare assolutamente in quest'anno corrente. È un riconoscimento che ci inorgoglisce per il Molise che c'è, che esiste il Molise a livello nazionale e internazionale, in questo caso mondiale. Abbiamo una regione bellissima,
un gioco di squadra continuo, costante, tutti i giorni, con umiltà ma con determinazione, credendoci, ci porta ad avere questi riconoscimenti. Il 2020 sarà un anno, ci auguriamo veramente, ancora migliore del 2019 per quanto riguarda un asse dove questo governo regionale sta investendo molto. Abbiamo investito tantissimo per il recupero dei nostri centri storici, il bando ormai Turismo e Cultura 2020 è partito, ci auguriamo una partecipazione massiccia di tutto quanto il territorio regionale, perché la storia, la cultura, le tradizioni, le unicità del nostro Molise sono un veicolo portentoso da poter portare al di fuori di quelli che sono i confini regionali, perché dobbiamo fare una grande opera di incoming a livello internazionale, perché la regione lo merita il territorio, le eccellenze del nostro territorio. Il turismo è trasversale a tutte le attività produttive. Col turismo e la cultura contiamo di fare sviluppo economico su tutto il territorio regionale. Credo che ci stiamo riuscendo, ma ancora c'è tanto da fare e dobbiamo però farlo tutti insieme. Il territorio, gli stakeholder, le istituzioni locali, regionali, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, in modo unanime, con meno polemiche magari e con più aiuto da parte di tutti. In questo paradigma anche i cittadini svolgono un ruolo importantissimo, sono ambasciatori comunque del Molise nel mondo, soprattutto quando viaggiano. Assolutamente, sono il front office di chi arriva nella nostra regione, sono proprio i cittadini, e i cittadini che devono riscoprire anche quell'orgoglio di appartenenza a una terra che è veramente ricca di tanta tanta storia. Noi su questo puntiamo molto anche sul turismo di ritorno, il turismo delle radici. Quest'anno avremo, dopo tanti anni, la consulta dei molisani nel mondo, proprio per riallacciare tutta una serie di legami con le 52 associazioni di molisani nel mondo, dove sappiamo tutti che risiedono 800-900 mila molisani in giro per il mondo, che hanno voglia, determinazione e aspirazione di poter tornare alla scoperta delle radici, della storia, della propria famiglia, e su questo noi potremmo fare un vero e proprio progetto di sviluppo. Ci stiamo lavorando, credo che con la consulta andiamo nella direzione giusta. Il 2020 dovrà essere l'anno del riscatto per il Molise. Sono queste le parole con cui il consigliere regionale Filomena Calenda plaude, dopo l'inserimento del Molise nella classifica stilata dal New York Times delle 52 mete turistiche da visitare a livello mondiale. Isernia, capitale della cultura nazionale, deve essere una sfida d'immagine per l'intera regione. Aumentano i contatti per presentare in tempo utile la documentazione. Il Molise potrebbe tornare ad essere nuovamente visibile agli occhi del mondo grazie alla candidatura di Isernia, capitale italiana della cultura. Un'iniziativa questa che è piaciuta molto agli isernini e non solo. Vincenzo Cutugno, vicepresidente della giunta regionale nonché assessore alla cultura, è positivo riguardo a questa nuova opportunità, commentando piacevolmente la candidatura del capoluogo pentro, inserito tra le 44 città italiane che dovranno inviare il dossier entro il prossimo 2 marzo. La candidatura di Isernia non è e non deve essere vista come solo fatto locale, bensì come sfida che coinvolga l'intero Molise, ha ribadito Cutugno. Ma quali sono le bellezze che il mondo dovrebbe conoscere di Isernia? Isernia è una città dalle antiche origini, vale pertanto la pena fare una sosta al Museo Archeologico Santa Maria delle Monache, che ospita innumerevoli reperti archeologici che raccontano e illustrano la storia antica della città. Tra le bellezze monumentali da non perdere poi una visita alla Fontana Fraterna, eretta in onore di Papa Celestino V. Importante poi la cattedrale o Duomo di Isernia a 3 navate, con una cupola e una facciata in stile neoclassico. Gli agenti della polizia ferroviaria di Campobasso hanno denunciato un 26enne di origini nigeriane residente nella provincia di Frosinone
per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, perquisito all'altezza della fermata ferroviaria di Carpinone. Gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente 11 grammi di cannabis. E nelle ultime ore la polizia di Isernia ha intensificato gli interventi, controllando circa 70 automobilisti. Le attività hanno portato alla redazione di 8 verbali per l'utilizzo di cellulare alla guida e la conseguente decurtazione di 40 punti dalle patenti. Riciclo, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti. La società Smaltimenti Sud ha avviato progetti scolastici con gli istituti superiori per dare nuova vita alle materie prime. La Smaltimenti Sud è un'azienda specializzata nella raccolta differenziata nella città di Isernia e sta molto a cuore quello che è il futuro dei nativi ambientali, quindi anche l'educazione, la comunicazione per quanto riguarda appunto tutte le scuole di ogni ordine, e sono stati fatti dei progetti molto importanti soprattutto con le scuole superiori a livello di alternanza scuola-lavoro. Quindi abbiamo insegnato loro che cos'è tutto il mondo del riciclo, come vengono differenziati proprio i rifiuti, e attraverso quella che è la creatività, per esempio questa targa è stata data al liceo artistico Mannuppella, quindi attraverso l'estro, attraverso la loro professionalità per quanto riguarda anche diversi settori, quindi dell'architettura, del gioiello, della moda, hanno realizzato una sfilata di moda mettendo in risalto quelli che sono i principi cardine proprio del mondo dei rifiuti, della raccolta differenziata e dell'economia circolare, per creare quello che è un mondo migliore tra le nuove generazioni. Sono molti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questa partnership, diciamo così? Sì, hanno partecipato sia il liceo artistico che il magistrale con questa sfilata di moda, quindi hanno fatto tutto un lavoro che è iniziato da settembre fino alla fine dell'anno, chi ha creato dei gioielli, chi ha creato invece degli abiti e chi si è occupato di fare dei pannelli veri e propri su tutta la storia della tutela ambientale. Parliamo del rapporto con il cuoco, questi ragazzi sono venuti anche presso i vostri impianti, in pratica che cosa hanno visto? Sì, sono venuti presso l'impianto di selezione e hanno visto come si differenziano proprio i rifiuti, dove vanno, quindi come si trasforma anche il rifiuto in risorsa da materia prima a materia prima seconda e qual è l'importanza dei consorzi, ma soprattutto di questo nuovo termine, no, della circular economy che avvolge praticamente il nostro uso quotidiano nella nostra realtà. Questo progetto quanto dura? Allora, il progetto è durato un anno, però adesso sta continuando sempre con il liceo artistico e stiamo portando nella loro scuola delle performance sulla tutela ambientale, però all'interno delle bellezze molisane, quindi dei monumenti storici artistici, in questo caso dei castelli. A breve inizieremo delle lezioni in classe, inizieremo comunque a lavorare anche a livello pratico, questo per incentivare sempre di più il loro interesse verso diciamo un argomento molto delicato e attuale. Sono stati interessati davvero i ragazzi? Sì, interessati perché loro hanno la curiosità, la voglia di imparare insomma nuove cose, nuove nozioni, e delle volte sono loro che insegnano noi. L'intervista a Carmen D'Antonino rientra nel nostro programma settimanale Il Molise che va, condotto per noi da Michele D'Alessio, e in onda questa sera alle ore 21, in replica domani pomeriggio alle 15.30. Nella seconda parte del programma, spazio al teatro con l'associazione culturale L'Arete. Il Movimento 5 Stelle intende portare all'attenzione del Consiglio regionale la questione che riguarda la pioggia di multe previste per coloro che non hanno provveduto a far ispezionare gli impianti di climatizzazione presenti nelle proprie abitazioni. Si parla di provvedimenti dal costo eccessivo che portano problemi soprattutto a coloro che soffrono per condizioni economiche non adeguate. Aggressioni a personale medico e infermieristico sono avvenute nel recente passato anche in diversi ambulatori della regione. I professionisti chiedono da tempo maggiori tutele per la loro incolumità sul posto di lavoro.
In Campania è attivo il servizio di videosorveglianza nelle ambulanze al fine di ridurre le aggressioni a medici e specialisti che si trovano ad operare all'interno dei veicoli durante le azioni di soccorso. Anche in Molise andrebbero effettuati controlli delle autoambulanze con la finalità di tutelare gli operatori sanitari. A sostenerlo la Federazione Sindacale Regionale dei Medici. Il dottor Ernesto Lavecchia ribadisce che il problema coinvolge ormai tutte le regioni della penisola, soprattutto nelle ore della notte e anche negli ambulatori sparsi sul territorio. Serve un piano straordinario di messa in sicurezza della sanità pubblica, delle postazioni di guardia medica, ambulanze, passando infine per il pronto soccorso. La richiesta è quella di avere strutture più adeguate, postazioni di polizia e di sicurezza privata, videosorveglianza, ma anche organizzazione più efficace dei servizi nell'accoglienza dei pazienti, nei turni di lavoro di medici e infermieri. Questioni da tempo poste ai vertici della sanità, ma che non hanno ancora trovato soluzione a fronte di continue richieste da parte di soccorritori e pazienti. L'amministrazione comunale di Campobasso fa sapere che i nuovi permessi di sosta per le auto ibride elettriche sono pronti da questa mattina. La consegna è prevista allo sportello della società che gestisce i parcheggi in città. E restiamo alla città capoluogo. Nella sala espositiva della Fondazione Molise Cultura è possibile visitare la mostra allestita dall'Associazione Pro Giovannitti dedicata all'emigrazione. Una mostra soprattutto didattica, quella sulla emigrazione, allestita nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura a Campobasso, proposta dall'Associazione Pro Arturo Giovannitti e visitabile per tutto il mese di gennaio. La mostra ha il titolo della Mia Seconda Patria ed è una ricostruzione storica dei percorsi migratori che hanno interessato soprattutto il Molise. 6 anni fa abbiamo fatto questa prima mostra, grande mostra dell'emigrazione che doveva durare un mese, ci è stato chiesto e prorogato per altre 2, quindi 3 mesi di esposizione, con circa 5.000 visitatori, una cosa straordinaria per la nostra regione e con apprezzamento generale. Sono delle mostre, quello che noi mettiamo in campo, innanzitutto didattiche per le scuole. Infatti quasi tutte le scuole del Molise e di Campobasso, ma di quelle anche circondarie, di Sernia, di Termoli, hanno visitato la mostra, ciò che si sta rifacendo in questo momento. Quindi partiamo dal principio che non si può capire la storia o questa regione o il Mezzogiorno d'Italia se non si ha contezza del fenomeno migratorio delle nostre genti, e quindi la didattica si trasforma e si proietta proprio su questo valore. Naturalmente al centro di questo, come giustamente ricordava, di questa nostra esperienza c'è Arturo Giovannitti, che è stato il primo, non solo perché molisano, ma è il primo italiano che ha in qualche maniera posto la questione dell'integrazione, ha lottato per l'integrazione e ha lottato per il rispetto della dignità umana e in modo particolare degli emigranti sfruttati allora dal capitalismo all'inizio del Novecento. Nella sala civica di Palazzo San Giorgio a Campobasso fino alle ore 19 sarà possibile visitare la mostra Molise Bonsai, i celebri alberi in miniatura di origine cinese diventati poi famosi in Giappone, che hanno conquistato gli appassionati di botanica di tutto il mondo. E domani sera dalle 18.30 al Teatro Savoia del Capoluogo, nell'ambito della 51esima stagione dei concerti, ci sarà l'evento musicale intitolato La libertà della solitudine, seguito dal quintetto Elis dell'Associazione Amici della Musica. Adesso spazio al meteo. Le
La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo soleggiato oggi sul Molise, dalla sera cielo parzialmente nuvoloso. I valori climatici odierni sono compresi tra i 3 gradi di Campobasso e la massima di 11 a Termoli. Ventilazione di direzione variabile, poco mosso l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina le condizioni atmosferiche prevedono maggiore nuvolosità, temperature stazionarie, venti da nord. Nel calcio di Serie D, per la seconda giornata di ritorno, domenica 12, il Campobasso si recherà in casa della capolista Notaresco. L'Agnonese ospiterà Civitella e la Recanatese, mentre il Vasto Girardi andrà in esterno a Iesi. Proprio Recanatese e Iesina si sono affrontate domenica scorsa. Andiamo a vedere com'è finita. La cronaca è ricca di emozioni. Nel primo tempo, al terzo minuto, ci prova Villanova col Mancino, sfera di poco al lato. Stessa sorte per Borrelli al quinto, anche il suo sinistro termina fuori. Il gol del vantaggio dei Leopardiani arriva al minuto 22 con Rutiens, abilissimo a gonfiare la rete sugli sviluppi di un corner. Al 33esimo la Iesina ha l'occasione di pareggiare, la punizione di Villanova è perfetta ma è superlativo l'intervento di Sprecacè che manda in corner. Al minuto 34 arriva il raddoppio della Recanatese, tiro dal limite dell'area di Esposito, parata di Boccanera con Titone che è il più lesto di tutti a gonfiare la rete con un preciso tapin. I padroni di casa hanno la chance del 3-0 con Pera al 39esimo, ma il bomber questa volta sciupa clamorosamente da dentro l'area. Altro gol clamoroso di Vorato lo abbiamo al 45esimo, questa volta sulla sponda ospite. Nepi ha sui suoi piedi, dentro l'area piccola, la palla del 2-1, ma manda clamorosamente al lato. Si va al riposo con il doppio vantaggio dei Leopardiani. Nella prima parte della ripresa in campo solo la Iesina. Al 12esimo arriva il gol dell'1-2. È bravo Villanova di destro a realizzare da dentro l'area e riaprire di fatto il confronto. Al 15esimo proteste degli ospiti per il gol annullato per un presunto fallo ai danni di Sprecacè. Siamo al 23esimo quando la Iesina trova il pareggio, fallo da rigore di Dodi su Villanova ed è penalty. Dal dischetto lo stesso Villanova colpisce il palo ma sulla respinta De Lucia è il più lesto di tutti e manda in fondo al sacco il gol del 2-2. La Recanatese si scuote nei minuti finali, al 39esimo la conclusione di Pezzotti viene deviata in corner. Ci prova Borrelli al 40esimo e bravo Boccanera ad opporsi. Al 41esimo arriva il gol vittoria, assist pregevole di Borrelli e Titone manda in rete di testa facendo esplodere il Tubaldi. Fino al termine succede poco o nulla. La classifica marcatori nel girone di calcio molisano di promozione guidata da Pennacchioni del Castel di Sangro con 20 reti, ad 11 Simone Antenucci della Maronea di Montefalcone, Koulibaly della Calena di Casa Calenda, a 10 Melone dell'Ala Fidelis di Alfedena. Domani pomeriggio al Pala Pedemontana di Venafro prenderà il via la prima sfida del 2020 nel calcio a 5 nazionale. Lo Sporting del tecnico Massimiliano Matticoli dovrà affrontare i campani dei Leoni a Cerra, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. Il mercato invernale ha portato nuovi rinforzi nella rosa venafrana con l'inserimento di Lucio Gonzales. Ed era questa l'ultima informazione, grazie per essere rimasti con noi, è tutto, arrivederci.